Alessandro Giglioli, qual è il punto fondamentale di questa legge dal punto di vista della censura di internet? Cioè, qual è la cosa che vi spaventa di più? È la disincentivazione. Cioè, in Italia la censura non passa attraverso il sistema cinese. In Italia la disincentivazione dei blog passa attraverso queste norme che burocratizzano e mettono il blogger in condizione di stare molto attento quando scrive, perché altrimenti se va via 2 o 3 giorni e non aggiorna il blog e magari gli arriva la richiesta di rettifica, rischia di prendere delle multe o sistemi simili, no? Burocratizzazione, disincentivazione. È una piccola vendetta che si sono presi i politici nei confronti della rete, che tutti i giorni li critica, che tutti i giorni gli fa da cane da guardia. Qual è l'attinenza delle norme che stanno varando con la norma salva Sallusti? No, non c'è nessuna attinenza, hanno preso la palla al balzo. Dovendo riformare una legge del 48, hanno usato una logica del 48, cioè quella di parificare la rete che ha strumenti di rettifica molto diversi, che lavora sulla base di una tempistica diversa rispetto ai quotidiani e settimanali, che lavora con criteri diversi, no? Se funziona con criteri diversi, hanno applicato la logica della carta stampata alla rete, ma questa volta non credo che l'abbiano fatto per ignoranza, come è avvenuto nei primi tentativi di disincentivare, di soffocare la rete 6 o 7 anni fa, questa volta è venuto con consapevolezza, con dolo. Quindi c'è stata la volontà di costringere un blogger a pensarci 2 volte prima di scrivere qualcosa. È stato un desiderio di disincentivare un'area di comunicazione che è sempre più ampia in Italia, che ha ricadute anche sui mainstream media, sui giornali e sulle televisioni sempre di più, perché sono sempre di più i blogger che parlano alla radio, che sono chiamati in televisione o semplicemente i cui contenuti poi rimbalzano sui giornali. Disincentivare quest'area di non chiamerei neanche di dissidenza, proprio di controllo e di verifica del loro operato, no? Con sulla testa state cercando di portare appunto le vostre proposte per